Venerdì 27 novembre, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui in diretta dai nostri studi di Milano News, un nuovo appuntamento con la nostra città, città che in questo momento, lo sapete, noi apriamo sempre così la nostra puntata, andando a vedere la qualità dell'aria che in questo momento stiamo respirando nella nostra città. Possiamo collegarci con Arianna, il nostro vaso che respira, fatto dai ragazzi di Wise Air, che dal tetto della nostra redazione sta respirando l'aria di Milano, collegata con le altre 100 arianne sui balconi, sui terrazzi in giro per Milano. In questo momento il livello del PM2,5 a Milano è di 125 nanogrammi per metro cubo. Ricordiamo il livello che l'OMS dà come soglia di guardia, se non ricordo male è 25, giusto? 25, ecco. 25 è il limite che l'OMS dà come soglia di guardia del PM2,5 per essere, diciamo, respirabile l'aria. In questo momento a Milano la media delle 100 arianne in giro sui balconi, sui terrazzi della nostra città danno un dato di 125 nanogrammi per metro cubo. Insomma, grande problema quello dell'inquinamento atmosferico a Milano, che in questo momento sembrerebbe però completamente uscito dalle agende politiche della città, e quindi insomma cerchiamo di capire, evidentemente non basta fare piste ciclabili, ma c'è bisogno di fare qualcos'altro e c'è bisogno di farlo subito. Continuiamo con la nostra trasmissione, vi lascio appunto a questa riflessione, perché parliamo appunto della nostra città invece oggi. Abbiamo due graditissime ospiti, perché parliamo di un progetto molto interessante che nasce da una fondazione, stiamo parlando della fondazione di Agostini, un progetto che ha a che fare proprio sul cercare di superare questi momenti difficili e cercare di soprattutto spiegarli e farli capire ai più piccoli. Sto parlando del progetto Il Libro Come Cura, e vedo subito collegate con noi la psicologa Claudia Maspero, buongiorno, e Marcella Drago, segretario generale di Fondazione di Agostini. Buongiorno a entrambe. Buongiorno. Grazie mille davvero di essere qui e grazie per quello che state facendo, perché ce n'è bisogno, nel senso che c'è sempre bisogno di libri, su questo è sempre, ormai lo diciamo da tempo, è sempre un bene quando c'è un libro nuovo o quando ci sono libri nuovi. Ancora meglio se questi libri ci possono aiutare a capire o superare certe situazioni, soprattutto in questo caso per i più piccini. Allora vi chiedo appunto, che cos'è il progetto Il Libro Come Cura e come nasce appunto questo progetto di Fondazione D'Agostini? Il progetto Il Libro Come Cura è rivolto ai bambini più piccoli, quindi stiamo parlando dei bambini da 0 a 3 anni che frequentano gli asili nido e che in questo periodo difficile che tutti stiamo passando sono stati particolarmente colpiti da quello che sta succedendo. Da un'indagine sull'impatto psicologico della pandemia nelle famiglie promossa dal Gaslini di Genova è emerso che nel 65% dei bambini con età minore di 6 anni durante i mesi del lockdown e anche successivamente sono insorte problematiche comportamentali e sintomi di regressione. Quindi in questo periodo i bambini si sono trovati davanti e hanno provato emozioni forti come la paura, la solitudine, il distacco. Quindi questo progetto si rivolge a loro, e l'idea che sta alla base del progetto è che il libro e la lettura, in questo caso con l'educatrice e gli educatori dei nidi, possano essere uno strumento che li aiuta ad affrontare i temi e le paure che stanno vivendo in questo periodo, e che possa essere quindi il libro uno strumento di cura delle loro ferite. Ecco, io vi faccio i complimenti perché avete pensato a davvero una fetta di popolazione, chiamiamola come vogliamo, che spesso e volentieri viene dimenticata, perché è vero, si parla sempre di dare la precedenza ai bambini, proprio quando ci sono i problemi, sono problemi da grandi, quindi vengono sempre messi da parte, no? Invece, insomma, questo dato che mi dai del 65% che di bambini sotto i 6 anni che hanno delle regressioni o comunque dei problemi comportamentali dovuti alla pandemia, dovuti al momento che stiamo vivendo, è abbastanza interessante e allarmante. Chiedo quindi all'esperta, come mai succede questo? Spieghiamolo un po'
a quelli che appunto dicono: ma la pandemia sono problemi da grandi, il virus sono problemi da grandi, tanti bambini giocano e chi se ne frega. Ecco, non è così invece. Chiedo all'esperta quindi, se chiedo appunto a Claudia se mi può spiegare perché avviene questo, cioè com'è questo processo di regressione, appunto, come ha definito giustamente Marcella. I bambini sono coinvolti tanto quanto gli adulti, anzi i bambini hanno anche sofferto della chiusura, no, dei servizi educativi per molti mesi, e quindi di tutte quelle le loro routine sono saltate. E se noi pensiamo all'impatto che ha avuto in noi grandi stare 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi in allarme, no, proviamo a proporzionarlo nella vita di un bambino, no? Un bambino di 2 anni è stato per 4 mesi in una situazione diversa dal solito. L'idea del progetto era quella di dedicarsi ai bambini perché, a differenza degli adulti, i bambini hanno meno strumenti per poter comunicare il loro disagio. E quindi stare accanto alle educatrici in questo processo e momento ci consente di dare a loro strumenti per mettere in parola quelle che sono le emozioni che i bambini hanno provato. Con un'attenzione a distinguere, no, quella che è l'emozione dell'adulto e quella che è l'emozione del bambino, perché un altro possibile errore potrebbe essere proprio quello, no, di proiettare quelle che sono le fatiche dei grandi sui bambini. I bambini continuano per fortuna ad essere bambini e continuano anche ad avere le loro paure, i loro bisogni. Quindi in questo senso è una finestra per riappoggiare lo sguardo su quelle che sono le loro emozioni e fare in modo che si possa prendere cura. Ecco, giustamente tu hai parlato e ci hai anche dato qualche informazione su come avviene quindi questo progetto. Allora chiedo a Marcella se ci può raccontare le fasi proprio di questo progetto, perché è un progetto che non si limita, e già sarebbe una grande cosa, al solo dare un libro per cercare di spiegare la situazione, ma è molto più ampio. Sì, il progetto vede coinvolti a Milano 104 nidi comunali della città, e quindi il progetto è stato realizzato grazie anche alla collaborazione con l'assessorato all'educazione e all'istruzione del Comune di Milano, con cui da subito c'è stata proprio un'intesa sul senso di questo progetto. E è presente anche a Novara nei nidi comunali della città. Diciamo che come stavamo raccontando, sì, prima, è rivolto ai bambini, okay, e prevede una donazione quindi ai nidi di Milano di 8 albi illustrati per ciascun nido, e quindi stiamo parlando poi sul totale dei nidi della città di quasi 1000 libri. Che abbiamo scelto, selezionato e acquistato insieme ad alcune librerie indipendenti della città. Sono 3 le librerie indipendenti coinvolte nel progetto: Linea d'Ombra, Isola Libri e Aribac. Quindi diciamo che in questo senso abbiamo proprio voluto anche sostenere, soprattutto in questo momento, le librerie indipendenti sul territorio della città. Quindi la selezione dei titoli è avvenuta insieme a loro. È molto interessante questo, che insomma una fondazione grande come De Agostini, che potrebbe farsi tutto da solo, invece cerca di coinvolgere anche situazioni territoriali piccoline, appunto per far sentire vicino la città. Quindi io vi ringrazio anche per questo. Piccole ma di grande competenza, perché davvero c'è una grande esperienza e conoscenza dei libri della letteratura per ragazzi, e quindi sono stati un sostegno importante. I titoli sono stati scelti con cura perché ogni titolo tocca i temi che noi proporremo poi nella formazione alle educatrici, perché la seconda parte del progetto, okay, prevede la formazione delle educatrici e degli educatori dei nidi proprio rispetto alla lettura e come affrontare attraverso la lettura con i bambini i temi che il Covid ha fatto emergere. Ecco, quindi questa è la seconda fase, quindi prima fase è una donazione, seconda fase una fase di formazione. Claudia, qui entri in gioco tu anche, giusto? Nella formazione proprio degli educatori. Sì, io mi occupo della formazione, degli incontri di formazione, che sono 4.
divisi però per i 9 municipi, quindi insomma accolgono un centinaio di educatrici divise in 4 gruppi. Negli incontri di formazione ci dedichiamo ai temi e anche a una parte più di teoria sulle paure, sulla paura dell'isolamento, piuttosto di come gestire l'imprevisto. E poi leggiamo insieme i testi e cerchiamo di capire che cosa evocano. Ci tengo a sottolineare che i testi scelti non sono testi che consentono di parlare di coronavirus, ma sono testi che consentono di parlare di emozioni, no? Di Emozioni. far emergere quelle che sono le emozioni che in questo momento i bambini stanno provando. Quali sono, Claudio, le emozioni appunto più classiche, diciamo, che in questo momento magari chi ci sta ascoltando può cercare di capire se escono o non escono dai propri figli a casa, perché poi immagino che appunto non sia neanche semplice a volte tradurre certi segnali, no? Sì, non è semplice, però è un compito educativo importante sia delle educatrici che dei genitori, quindi ci teniamo molto ad aiutarle perché venga svolto nel miglior modo possibile. Le emozioni vanno dalla paura alla rabbia, magari per non poter essere completamente liberi, alla malinconia, quindi la tristezza magari di non poter andare a trovare la nonna. Sono paure molto, emozioni molto semplici, no? Ma che hanno proprio bisogno di essere ascoltate. Quindi l'idea e l'obiettivo è proprio quello di farle emergere per poterle ascoltare, poterle riconoscere la loro importanza. Non sono ricette per vincere le paure, sono appunto suggerimenti, indicazioni per stare accanto anche a quelle paure più scomode, perché poi non tutti, per fortuna, ma ci sono anche delle famiglie che hanno vissuto dei momenti molto tragici, molto Immagino, certo. particolari, quindi parleremo di separazione, di angoscia, di separazione, accenneremo alla morte, così come alla speranza, anche perché un altro compito importante è quello di sostenere la speranza e la fiducia. La cosa interessante, Claudio, è che gli incontri, diciamo, di formazione non si fermano però solo agli educatori, giusto? C'è poi anche No, una terza fase, giusto? sì, la terza fase è quella di proporre anche ai genitori dei bambini che frequentano i nidi del Comune di Milano dei webinar, quindi ci saranno 4 webinar divisi per tema. L'idea all'interno del webinar saranno coinvolte anche alcune educatrici dei servizi che presteranno la loro voce per leggere alcuni albi. E cercheremo anche di restituire un po' quello di un pezzettino di lavoro fatto all'interno dei servizi. Per farvi un esempio, abbiamo fatto la prima formazione qualche giorno fa, il webinar dei genitori sarà a metà dicembre, il primo proprio per consentire anche di raccogliere un po' di documentazione rispetto a questa sperimentazione della lettura di questi albi nei nidi. Vuole essere sì, anche in questo caso un po' un prendersi cura anche degli adulti e delle loro emozioni. Marcella, tu sei segretario generale appunto della Fondazione De Agostini, quindi sei l'unica persona che può rispondere a questa domanda. Perché questo progetto? Perché hai voluto fortemente questo progetto? Abbiamo voluto questo progetto perché diciamo che l'idea è nata un po' dall'ascolto, cioè ci siamo messi in ascolto di quelli che potevano essere i bisogni del territorio, di quello che stava succedendo intorno a noi. E come ho detto all'inizio, davvero abbiamo pensato che i bambini e soprattutto i bambini di questa fascia d'età fossero stati tra le categorie più colpite da questi mesi difficili che tutti stiamo vivendo e quindi da qui l'idea di pensare a un progetto dedicato a loro e un altro pezzetto è che comunque pensiamo sia la fondazione che anche Claudia Maspero con cui ci siamo trovate subito sull'idea di questo progetto, che il libro sia uno strumento davvero potente e veicolo di messaggi importanti
a maggior ragione in questo caso e in questo periodo. E quindi da qui l'idea di utilizzare il libro per veicolare il nostro progetto, Ecco, il perché libro a largo illustrato. appunto, mi hai dato un assist perfetto. Per anche fare formazione, anche in quel caso avete scelto un libro, giusto? Anche, cioè, l'album illustrato è quello che è, diciamo, anche utile per promuovere il vostro progetto, per farlo capire meglio, o sbaglio, con le cose che passano, giusto? Sì, l'albo illustrato è il metodo È anche il di metodo, lavoro, ok? no? Quindi anche oggi abbiamo pensato di portare un albo che abbiamo scelto da dedicare alle educatrici, agli educatori dei servizi, in realtà forse da dedicare anche a chi ci sta ascoltando in questo momento, e se avete piacere lo condividiamo e lo leggiamo insieme. Molto volentieri, allora so che Francesca ha anche le foto bellissime di questo album, quindi quando volete potete deliziarci con la lettura delle cose che passano. Allora, è l'albo di Beatrice Alemagna, edito da Topi Pittori, appena uscito a febbraio 2020. Io non vedo lo schermo, quindi perdonatemi se vado. Vai pure, ti seguiamo noi. Le cose che passano. Nella vita sono molte le cose che passano, si trasformano, se ne vanno. Il sonno finisce. Una piccola ferita guarisce quasi senza lasciare traccia. La musica scivola via, proprio come le bolle di sapone. Prima o poi i pidocchi, per fortuna, scompaiono. I pensieri neri svaniscono, proprio come si asciugano le lacrime. Il fumo evapora, il cielo schiarisce sempre dopo la pioggia e la paura se ne va. Le foglie cadono, come a volte i capelli e i denti da latte. La polvere torna sempre, ma a volte sparisce. Tutto prima o poi passa, trascorre o cambia, ma c'è solo una cosa che non se ne va e non se ne andrà mai. Mai. Nella vita sono molte le cose che passano, si trasformano, se ne vanno, tutte meno una. Bellissimo, adesso ho lasciato un attimo di pausa perché stavo guardando veramente anche le bellissime illustrazioni di questo album. Grazie mille davvero Claudia per averci letto questo stupendo album, è molto interessante ed era davvero semplice come strumento per poter poi aprire un dibattito quasi, per dire, comunque di aprire veramente una tavola su cui parlare di questi temi che sono veramente veramente importanti e su cui forse tutti i genitori dovrebbero riuscire ad avere quel momento di riflessione con i propri figli per cercare di, come dicevate voi, giustamente far esternare le proprie emozioni. Molto molto bello. Ricordiamo allora, appunto, siamo quasi in chiusura, ricordiamo allora, Marcella, il progetto, il libro come cura, fino a quando andrà avanti e come funzionerà anche il discorso dei webinar per i genitori. Sì, il progetto è già cominciato qualche giorno fa con il primo incontro di formazione con le educatrici e gli educatori dei nidi di Milano e andrà avanti fino al mese di aprile, quindi con gli incontri di formazione dedicati agli educatrici e agli educatori e con i webinar per i genitori che saranno uno al mese, a cominciare dal 14 dicembre. Il primo webinar dedicato ai genitori sarà il 14 dicembre dalle 18 alle 19 e poi a seguire nei mesi successivi fino ad aprile. Ok. Dove possiamo trovare magari delle informazioni più dettagliate per poter seguire il progetto? Ma direi sul nostro sito, sul sito di Fondazione De Agostini e sui nostri social, su Facebook e Instagram e anche sul sito del Comune di Milano che è partner con noi su questo Ok. progetto.
Beh, quindi io direi che se è vero che non tutto il male viene per nuocere, insomma, questa pandemia ha portato allo scoperto comunque delle zone che andavano presidiate, mi verrebbe da dire, come ad esempio quella del far capire come superare certe situazioni ai più piccoli, perché effettivamente questo, che passi o no la pandemia, poco cambia, saranno dei temi comunque che funzionano sempre, anche su altri tipi di problematiche, immagino, giusto? Assolutamente. Claudia, Come quali sono le principali, diciamo, li trovi disorientati gli educatori oppure hanno capito in che momento si trovano e hanno gli strumenti oppure sono disorientati da questo momento davvero in cui io personalmente, ad esempio, molti di noi lo siamo disorientati? sono affaticati, penso proprio Affaticate. disorientati, sono state chieste loro tante energie, risorse e hanno dedicato ad esempio tanta formazione a questioni, a protocolli, a questioni più pratiche, igieniche o sanitarie, e forse questo diventa davvero uno spazio per sentirsi pensati e per fermarsi a pensare appunto ai bambini, rimettendo i bambini al centro proprio del loro progetto, del loro lavoro. E Perfetto, va infatti bene. hanno accolto il progetto con molto entusiasmo, Eh no, ma questo. infatti, ma perché immagino che insomma sia come dicevo appunto, a prescindere dal Covid forse ce n'era bisogno comunque. Quindi io vi ringrazio davvero per averlo messo in piedi, per aver fatto questo bellissimo progetto e mi auguro di non, cioè portatelo avanti anche dopo, cioè che davvero serve a prescindere da coronavirus, pandemie o altro. Quindi serve a prescindere davvero. Io vi ringrazio tantissimo, complimenti per il vostro bellissimo progetto, grazie mille a Marcella Drago, segretaria generale della Fondazione di Agostini, e a Claudia Maspero, psicologa e psicoterapeuta dell'età dell'infantile, mi sembra di leggere, però scusate, non leggo bene fino alla fonda, scusa. Evolutiva, scusa. Non mi scrivono le cose piccole, io ormai ho la certa età, sono troppo evoluto, ma nel senso che sono troppo anziano ormai, davvero. Grazie mille a Grazie a entrambe, voi. complimenti Arrivederci. davvero, teneteci aggiornato su come andrà avanti il progetto. Perfetto, Va benissimo. bene? Grazie mille Grazie, davvero. Grazie arrivederci. mille, grazie mille, buona giornata anche a voi. Allora, siamo arrivati alla metà, quasi in fondo in realtà, alla nostra trasmissione. L'avete già visto prima, fra pochissimo avremo Andrea Romoli collegato per la settimana digitale, ma prima di collegarci con Andrea, che vedo prontissimo già a collegarsi, sentiamo la nostra incursione poetica di questa settimana con le foche parlanti. Come vi dicevo poco fa, andiamo avanti con la nostra trasmissione perché è arrivato il momento di collegarci come tutti i venerdì insieme ad Andrea Romoli per sapere quali sono i webinar e gli appuntamenti del mondo digital da non perdere. Buongiorno Andrea. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno Milano News. Grazie mille per essere collegato con noi. So che appunto fra poco sarà online o forse lo è già il tuo articolo su Startup Italia. Sì, se dovrebbe essere già online o lo sarà nel primo A pomeriggio. momenti, quindi potete andare su Startup Italia e conoscere tutti gli appuntamenti, ma il buon Andrea ci dà sempre un'anteprima e una selezione di quello che Esatto. reputa più interessante per noi. E allora Andrea, a te la Esatto. parola. Ah, grazie Fabio. Allora, vi ricordo che da lunedì a venerdì prossimi, dal 30 quindi al 5, Rinascita Digitale prosegue la sua programmazione, lo fa con il format Good Morning Doers, è una rassegna stampa quotidiana, ogni giorno si parlerà di un argomento diverso,
Ad esempio, lunedì si comincerà parlando di community per esplorare i temi legati alle evoluzioni sociali del nostro tempo. E poi via via tutte le altre giorni della settimana potrete ogni giorno un argomento diverso. Sempre lunedì, un attimo perché ho un problema di rete. In questa settimana è un problema che affligge tutti quanti, siamo troppo tutti quanti collegati. Mi dovete scusare, ma ero collegato al sito anche per avere una scaletta degli eventi da raccontarvi. Comunque, lunedì e venerdì ci sarà un evento riguardante le startup che è PNI Cube, ed è un evento nazionale molto importante, appunto, che con premiazione appunto di alcune delle più importanti startup che hanno partecipato al loro percorso di accelerazione. Un secondo ancora perché la rete mi sta dando dei problemi. Beh, insomma, da una parte mi spiace, dall'altra sono contento, nel senso che vedo che loro non siamo gli unici ad avere problemi di rete. Nel senso che davvero, questa parola dice lunga, nel momento in cui è ripartito in grande, in pompa magna, un po' lo smart working, in cui molti continuano a essere collegati tutto il giorno con videoconferenze, esatto. Casualmente la rete comincia a traballare. Insomma, ci sarà da domandarsi la famosa agenda digitale che fine ha fatto, sarebbe a chiedersi. No, sta arrivando, ci mette un po'. Si è rallentato, non so come mai, ci sia stato un blackout che si è rallentato proprio la rete, non il video ma la rete. Dunque, vi stavo dicendo appunto, lunedì c'è un convegno che è organizzato dall'osservatorio Omnichannel del Politecnico del Commercio, e il convegno farà il punto della situazione sulle capacità delle imprese italiane di conoscere i propri clienti e offrire quindi loro un'esperienza omnicanale e personalizzata. Penso che sia un evento molto interessante e stimolante per alcuni punti di vista. Come ho detto prima, vi avevo parlato di PNI 2020, che è il premio nazionale per l'innovazione, che è praticamente la business plan competition più importante d'Italia, e si svolgerà lunedì e venerdì. Martedì vi segnalo un evento organizzato da H-Farm che è Maze Live, e sono tre giorni, inizia da lunedì e finisce giovedì, sono tre giorni di evento in cui interverranno anche speaker internazionali. L'evento sarà interamente in inglese. Tra gli speaker vi segnalo Brian Solis, che è un digital anthropologist e un autore di bestseller americano, e tra l'altro è anche Global Innovation Evangelist a Salesforce, per cui senz'altro uno degli speaker più importanti del panorama mondiale riguardo appunto la digital transformation. Sempre martedì vi segnalo un altro evento che anche questo più giorni, arriva fino al 4 di dicembre, ed è l'Open Source Week, ed è un evento gratuito online dedicato appunto all'open source, quindi si parlerà di big data, cyber security, machine learning, artificial intelligence, IoT, tutto riguardante appunto in chiave, tutto riguardante la chiave open source. Mercoledì inizia uno degli eventi più importanti al mondo, che è il Web Summit. Il Web Summit è un evento che quest'anno anche loro sarà online, e sono previsti 100.000 iscritti, più 100.000 partecipanti. Inizia mercoledì e arriva fino a venerdì. Solitamente è fatto offline a Lisbona, dopo essere stato lanciato a Dublino. Io sono stato per parecchi anni andato a Dublino a seguirlo. Successivamente sono stato successivamente non ti ricordi nulla perché bevevi birra e quindi non ti ricordi mai quello che hai visto, esatto. Immagino, cioè sai di esserci esatto. Andato ma non sai come sei tornato, immagino, esatto, ecco. Ma anche perché poi ovviamente tenete conto che tutta la città viene coinvolta, perché è un evento che porta qualcosa come 120 milioni di euro di Andrea, ti faccio una domanda che esula un po' da questo, ma puoi anche non rispondermi volendo: perché in Italia non riusciamo a fare degli eventi del genere? Oppure sbaglio, ci sono, non lo so. Ma sai, in Italia c'è molto campanilismo, secondo me, innanzitutto. Per cui già il fatto, uno dice lo facciamo a Milano, ma perché a Milano e non a Roma? Perché non a Firenze? Perché non a Bologna? Già questo
E poi senz'altro anche la politica che ha lanciato, economica, che è stata lanciata dall'Irlanda. In Irlanda, come tu ben sai, tutte le multinazionali hanno aperto una loro sede, per cui avere speaker internazionali per loro è molto più semplice che non averli, magari farli venire appositamente dall'Italia. Solo per fare alcuni nomi, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, PayPal, Airbnb hanno aperto tutte le sedi a Dublino o in Irlanda. Questo ovviamente per vantaggi anche di tassazione. Economici. Per loro è molto. Tra l'altro, il Web Summit, una volta che è uscito, è andato via da Dublino, ha aperto a Lisbona e Lisbona gli ha messo a disposizione tutte le infrastrutture della città. Anche perché comporta l'arrivo di 70-80 mila persone per questo giorno, per cui deve avere anche una struttura adeguata che possa supportare tutto un indotto anche di 80 mila persone. Tieni conto che a Lisbona è fatto allo stadio da Luz, per cui è uno stadio che prendono per farlo. Qui meglio non parlare di stadio in questo momento, che qua non sappiamo neanche se ce l'avremo ancora uno stadio, quindi bisogna capire che fine farà il nostro di stadio. Va bene. Comunque, proseguendo. Prosegui pure. Vi segnalo un altro evento, che è il convegno sull'osservatorio FinTech e InsurTech, che presenterà appunto l'analisi dei dati e sullo status e trend dell'innovazione sociale, dell'innovazione digitale del mondo finanziario e assicurativo. Senz'altro interessante appunto per chi si occupa di FinTech e di assicurazioni. Mercoledì vi segnalo un evento che mi coinvolge direttamente, perché Umberto Gini, che è un autore del libro Network Mixology, mi intervista in un format che sarà si chiama Network Mixology Talks, e parleremo appunto di eventi digitali, di come organizzarli, di quali sono i pro e i contro dell'organizzazione degli eventi digitali online, poi si parlerà anche di networking, come fare networking in questo periodo E ti troveremo, Andrea, troveremo anche te. Alle 19, perfetto. Giovedì vi segnalo un evento, un convegno gratuito organizzato dal Politecnico di Milano, che è l'innovazione digitale non va in lockdown, alle imprese cogliere l'effetto startup. Il convegno ci divide in due parti. La prima sessione della mattina riguarderà gli investimenti, le sfide organizzative per l'innovazione digitale del 2021, e nel pomeriggio illustrerà l'andamento degli investimenti e l'effettiva tenuta dell'ecosistema startup italiano. Perfetto. Venerdì ancora, prego Andrea, che siamo quasi in chiusura, oggi siamo un po' tirati con i tempi, vai. Chiudiamo con un evento organizzato da ELIS, che è una Digital Awareness Breakfast, in collaborazione con Digital Attitude, e il titolo è Come stai? E quindi emozioni, coinvolgimento e cura per i leader di oggi. Ah, ok. Molto un po' particolare questo. Perfetto, va bene. Andrea, io ti ringrazio tantissimo davvero. Ricordiamo su Startup Italia il tuo articolo, in cui c'è una lunga lista di eventi da non perdere, quindi potete trovare quello che più interessa a voi, ma potete anche scriverci o scrivere ad Andrea per chiedere magari consigli su che cosa andare a seguire, o su tantissime altre tematiche molto interessanti che Andrea segue da vicino. Una su tutte, ricordo sempre il Lego Serious Play, che prima o poi io devo venire a seguire un tuo webinar. Ne faremo, molto probabilmente ne faremo uno online, okay. Una cosa un po' particolare in cui utilizzeremo appunto il Lego, per cui se hai a casa il Lego guarda, ti mando una foto della mia cameretta un giorno, va bene? Ok, perfetto, davvero grazie mille Andrea, allora ci sentiamo presto e mi farai sapere, allora, e ci farai sapere anche quando faremo questo bellissimo online su Lego Serious Play, allora. Certo, grazie, ciao, buon fine settimana a tutti. Anche a te, buon weekend, grazie mille Andrea Romoli, grazie mille, trovate il suo articolo, come dicevo, su Startup Italia. Siamo quasi in chiusura, ma non prima di collegarci con il cantore del venerdì, colui che con una parola ci può raccontare una storia e questa storia la mette sul cartello. Sto parlando di Carlo Cecaro di Cartello Mania. Disturbasi la quiete altrui, rivolgersi ai danneggiati, telefono occupato. Ecco il cartello di cartellomania di questa settimana,
è appunto rivolto a sensibilizzare sul fatto che gli schiamazzi notturni, il disturbo della quiete pubblica, sono un problema da troppi anni nelle nostre città che sta diventando molto 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 sentito dalla gente. Allora, vediamo un po' di pensare che questo disturbo è parametrato all'inquinamento di altri tipi. Quindi non vedo perché le istituzioni devono più delle volte in tutta Italia rimanere più che altro sorde a questo problema. In fin dei conti si tratta di far rispettare delle leggi dello Stato. Quindi che sia il cartello di questa settimana un monito di riflessione per questo realmente sentito problema che attanaglia un po' tutta la nostra nazione. Ecco, grazie a tutti. Questo era Carlo Cecoro, Cartellomania, cercatelo sui social, lo trovate, e troverete anche una bellissima operazione che sta facendo in questo momento, dove in questo momento di chiusura, di chiusissimi, verrebbe da dire, lui dice apresi la cultura, in questo caso invece cancellasi, ahimè, è stato anche. Però andiamo avanti, noi oggi chiudiamo qui la nostra puntata, sono le 13.07, mi scuso per il ritardo, chiedo scusa soprattutto alla regia che magari aveva già voglia di andare a pranzo, quindi adesso correranno subito a pranzo alle 13.07, fatelo anche voi se non l'avete ancora fatto, se no buon pomeriggio e buon lavoro, noi ci rivediamo alle 17.30 sempre qui in diretta per una nuova puntata di Chiusissimi. Grazie mille, arrivederci, a presto.